Legge Beckham, che cos'è e come funziona la famigerata legge che prende il nome dal calciatore, ancora più famigerato della legge stessa, evidentemente è molto spesso citata da numerosissimi clienti in consulenze private o pubbliche a seconda dei convegni a cui partecipo, e mi chiedono sempre più spesso, soprattutto evidentemente chi è interessato alla giurisdizione Spagna, come funzioni questa legge, quale tipologia di reddito vada a colpire, ad aiutare in realtà, e per quanto tempo sia utilizzabile. Che cos'è la legge Beckham, quando è nata e se durerà ancora per molto tempo, ve lo dico al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliaratela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a lasciarmi un like, che poi, se non ti sarà piaciuto il contenuto di altissima qualità che sempre cerco di dare ai miei ascoltatori, me lo leverai alla fine del video. Questa è l'unica preghiera che ti faccio. Ma torniamo alla legge Beckham. Perché è così interessante, o meglio, perché è così interessata, nel senso che c'è così tanta attenzione e così tanto fumus intorno? In realtà, te lo dico da subito per non farti perdere tempo, non è una legge che possono sfruttare gli imprenditori o i lavoratori autonomi, perlomeno non in strutture fiscali semplici. In strutture fiscali complesse parliamone, ma in strutture fiscali estremamente semplici la legge Beckham si applica fondamentalmente al reddito da lavoro dipendente. Quindi cominciamo a parlare dell'evoluzione della legge, del decreto, che è stato inserito nel 2005 all'interno della giurisdizione spagnola, è stato abrogato poi nel 2010 e ripescato nel 2014, e tutt'oggi è assolutamente disponibile. Ha una durata di 1 più 5, cioè il primo anno, quello in cui si fa la richiesta, più i 5 anni successivi. Prende il nome, come abbiamo detto, dal famoso calciatore, un po' come in Italia esiste la legge Ronaldo, che in realtà altro non è che l'articolo 24 bis del testo unico delle imposte sul reddito, che ha più o meno lo stesso funzionamento, cioè serve ad attrarre personalità con ingenti capitali che percepiscono appunto redditi da lavoro dipendente, perché i calciatori alla fine sono dipendenti, tralasciando il discorso dei diritti d'immagine che gestiscono evidentemente per il tramite di società, ma questo è un discorso separato. Quindi la legge Beckham, così come fa la legge Ronaldo, serve ad aiutare le squadre di club locali per attrarre campioni che evidentemente possono anche pagare un po' meno, in quanto la loro tassazione evidentemente è inferiore a quella di altre giurisdizioni. Penso per esempio a quello che avviene in Inghilterra, ok? Quindi, quali sono le caratteristiche della legge Beckham? Ti permette due cose fondamentali, e cioè quello di essere tassato sul reddito, lo ripeto, da lavoro dipendente fino a un ammontare di 600.000 euro con un'aliquota agevolata del 24%, poi parliamo insomma della parola agevolata, è sempre tutto in rapporto, è sempre tutto in paragone. Sopra i 600.000 invece applichi l'aliquota del 47%, che è l'ultima aliquota, diciamo, dell'ultimo bracket, dell'ultimo anche l'IRPEF spagnola equivalente dell'IRPEF italiana funziona per fasce progressive, per scaglioni progressivi di reddito, ok? Quindi superati 600.000 finisci nell'ultimo scaglione e applichi l'ultima aliquota, che è quella del 47%. Come funziona quindi in pratica? Un lavoratore dipendente quando si trasferisce in Spagna, che cosa può fare? Può scegliere, una volta che è diventato fiscalmente residente in Spagna, ricordiamo che la Spagna applica la regola dei 183 giorni di permanenza all'interno del suolo spagnolo, allora a quel punto hai due scelte, cioè vengo tassato come tutti gli altri spagnoli, ok? Che è una tassazione molto simile in realtà a quella italiana, insomma niente di trascendentale, non ci sono grosse agevolazioni, lo ripeto, soprattutto sul reddito da lavoro dipendente. Sul reddito da lavoro autonomo, sul reddito di impresa ci sono delle piccole cose, ma insomma non aspettatevi Panama in sostanza. L'alternativa numero B, quando sei diventato residente fiscalmente in Spagna, puoi decidere invece di applicare la legge Beckham. Se hai un contratto di lavoro dipendente, se sei amministratore di una società spagnola per una partecipazione che non supera il 25%. A rigore di questi due requisiti vai ad applicare la legge Beckham. La legge Beckham ti permette la tassazione del 24% personal income tax fino ai 600.000 euro di reddito percepito, sopra applichi il 47%. L'altra caratteristica è che in realtà ti permette anche
ti dà anche un'esenzione sui redditi esteri, cioè la Spagna ti dice quello che produci al di là del territorio spagnolo a me non interessa, facci quello che vuoi, io non lo voglio neanche vedere in dichiarazione, in sostanza dice io non te lo tasso, ok? E questa cosa può essere un pro, ma può essere anche un contro, bisogna capire un attimino da dove nascono e dove sono prodotti i redditi all'estero, perché mi potrei trovare a percepire redditi esteri in giurisdizioni ad alta tassazione e potrei trovarmi nella situazione, avendo aderito alla legge Beckham, di non poter applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni, quindi una grossa tassazione senza poter definire poi utilizzare magari un'aliquota ridotta oppure un credito d'imposta, perché soprattutto in alcune tipologie di redditi esteri, vi spiego meglio, per esempio nella produzione di capital gain, che di solito sono disciplinati dall'articolo 13 sul trattato contro le doppie imposizioni, al paragrafo 1 dell'articolo 13, molto spesso, se non nel 99% dei casi, la potestà impositiva è nel paese della residenza fiscale della persona fisica. Quindi, se io realizzo un capital gain in un paese estero che magari mi tassa tanto, non posso poi appellarmi al trattato dicendo: guarda, che io in realtà vivo però in un paese dove la tassazione è più bassa e non lo posso applicare, ok? Quindi questo forse è l'unico neo che va sfruttato e va analizzato poi caso per caso, ci sono soluzioni eventuali e strategie da applicare, però non sono lapalissianamente applicabili immediatamente, ok? Io vi ringrazio, la termino qui, non la faccio troppo lunga oggi, mi auguro insomma di aver chiarito il nodo gordiano della legge Beckham, perché me lo chiedete sempre più spesso, sempre più in continuazione, la posso applicare, non la posso applicare, imprenditori digitali, ma anche imprenditori diciamo offline, classici, così come nomadi digitali, non possono trovare ai requisiti che ci siamo, alle condizioni che ci siamo detto in questo video, nessuna panacea nell'applicazione della legge Beckham. Io sono Luca Tagliolatela, mi auguro che il video ti sia piaciuto, lascia il like in ogni caso, ti ho mentito, e per qualsiasi approfondimento clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.